bravissimi! Il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata! È alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino! Non ha neanche la tessera in mano! È una resa annunciata la sua! Ma si avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione! Grazie allo smartphone preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo, perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Buonasera, buonasera amici, amici di Controfuga, ben ritrovati nel nostro salottino. Vedete alle mie spalle Regina di Coppa, stiamo parlando dell'equipe Orizzonte Catania che alza il secondo trofeo stagionale. Stiamo parlando della Coppa Italia nel weekend di Ostia, parleremo di questo, ma parleremo anche di campionato di A1 maschile, parleremo di Europa Cup con l'imminente esordio del nostro Settebello nel weekend alla Comunale, all'Olimpionica di Palermo, e poi spazio ai nostri consueti dibattiti per cercare di dare anche il nostro contributo in maniera costruttiva ovviamente all'intero movimento pallanuotistico. Vado a presentare gli ospiti di questa puntata, partendo ovviamente da colui che ho al mio fianco, team manager della Carpisa Yamame Acqua Chiara. Buonasera Alfonso Richiello, ciao Alfonso. Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. Proseguo i saluti andando a salutare il responsabile del settore giovanile dell'Acqua Chiara, Maurizio Migliaccio. Ciao Maurizio. Buonasera, buonasera a tutti. Il tecnico del San Mauro Nuoto, Oreste Di Pasqua. Buonasera Gianluca, buonasera a tutti. Dall'altro lato dello studio invece il mancino, giocatore del Circo Nautico Posillipo, Nicola Cuccovillo. Ciao buonasera. Nicola. Buonasera a tutti.
E unica quota rosa di questo salottino, Fabiana Anastasio, giocatrice del Flegreo. Ciao Fabiana. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, prima di andare subito in collegamento telefonico per parlare di questa sfida tra SIS Roma ed Equipe Orizzonte, la finalissima di Coppa Italia, vediamoci il servizio, il filmato di quello che è stato ad Ostia e poi torniamo insieme per parlarne. La Coppa Italia 2017-2018 se la giudica l'Equipe Orizzonte Catania battendo in finalissima la SIS Roma 12-6. È il remake della sfida di Fincap vinta sempre dall'Etnee lo scorso novembre. Stavolta però le catanesi impongono il loro gioco sin da subito, chiudendo i primi 8 minuti in vantaggio per 4-0. Sarà Cent'anni dalla scossa alle sue, segnando la prima rete giallorossa, ma Bianconi ristabilisce il massimo vantaggio realizzando il gol del 5-1 e poco dopo lo incrementa più 5 segnando anche dal perimetro. La SIS operaia dalla blue collar mentality torna in vasca al termine dell'intervallo lungo con tutt'altro spirito. Bomber Picozzi fa doppietta, Cent'anni realizza uno dei gol più belli delle finali con una palombella Johnson battuta. SIS che ha l'occasione di riaprire la gara portandosi sul meno 1 in superiorità, ma non sfrutta l'uomo in più e dall'altro lato subisce gol sul rigore. Poi arriva anche la rete dell'8-4 di Aiello che chiude virtualmente i giochi. Nella quarta frazione infatti l'Orizzonte non dà più spazio ai tentativi di rimonta della SIS, anzi Van der Slot, Palmieri e Ioannou portano a più 6 il vantaggio etneo. Ormai la coppa è già nelle mani delle giocatrici dell'Equipe. Formiconi dà una piccola soddisfazione alla giovane termolese Brady Marte mandandola tra i pali. C'è spazio nel finale per un gran gol di Galardi, poi comincia la festa rossoblù. E allora, mi tratte da Rai Sport, come avrete visto, applausi per la SIS, la nostra grafica. Noi andiamo a salutare la giocatrice proprio della formazione giallorossa in collegamento telefonico, Chiara Tabbani. Ciao Chiara. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, buonasera e benvenuta a Controfuga. Applausi perché comunque in ogni caso siete arrivati a una nuova finale. A novembre fu la Fincap, adesso la Coppa Italia. Ve la siete giocata con una delle formazioni, a mio parere personale, tra le più forti d'Europa. Sì, infatti è stato un grandissimo traguardo arrivare in finale. Diciamo che entrambi le finali disputate non abbiamo giocato al nostro meglio, ecco, troppi errori singoli, distrazioni, che ci svegliamo magari solo al terzo tempo. I primi tempi li diamo un pochino così, troppo all'avversario, ecco. Bisogna ancora migliorarsi in tante cose, soprattutto la concentrazione e partire forti, perché la partenza è molto importante e in entrambe le partite abbiamo avuto, diciamo, un calo come un 4-1 come adesso la Coppa Italia, e non se lo puoi permettere in queste partite, perché poi puoi recuperare ma comunque sei sempre indietro, è sempre più difficile. Certo, comunque certo. Siamo una squadra nuova con tantissimi innesti e tutti, però ecco, possiamo fare molto molto meglio. L'Orizzonte è una squadra da inchino, diciamo, cioè molte ragazze con tanta esperienza, grandi ragazzi giocano in nazionale, però ecco, sta a noi entrare in acqua con l'atteggiamento giusto, perché con l'atteggiamento puoi andare a vincere partite anche che sono più difficili, ma se non hai un atteggiamento giusto è difficile anche giocare contro una squadra un po' più debole, ecco. Ecco, che poi in campionato vi è riuscita la rimontata, perché ricordiamo a Ostia proprio con l'Orizzonte avete subito all'inizio un passivo importante, se non sbaglio un 5-6-0, poi siete state capaci addirittura di costringere l'Equipe al pareggio, quindi comunque va dato merito a questa SIS, che ritroverà a breve anche il campionato dopo questa sosta. È da tanto che non vi cimentate nella regular season, ricomincia il girone di ritorno del campionato di A1 femminile. Che SIS dobbiamo aspettarci di vedere, Chiara, dopo questa prima fase che credo sia servito un po' per fare amalgama nel gruppo? Una SIS diversa, ecco, spero
che questo ritorno, i punti, abbiamo perso l'andata, ci riprendiamo tutti, perché comunque il girone d'andata abbiamo perso qualche punto che non dovevamo perdere, come un pareggio contro Firenze oppure una sconfitta a Milano. Ecco, diciamo che ci ha segnato un sacco e non vediamo l'ora di recuperare questi punti, ma soprattutto ora si sta un pochino più unita e più decisa a fare le cose, perché ci sono tante tante piccole cose che bisogna sistemarle per poi andare a fare le cose più grandi, ecco, perché se non sistemi prima le basi, sì, è difficile andare in alto. Quindi comunque adesso stiamo allenando, abbiamo avuto anche un periodo di stop dove purtroppo anche noi non c'eravamo con la squadra perché eravamo raduno fuori con la nazionale, però le ragazze sono allenate e non vediamo l'ora di iniziare questo ritorno, che adesso andremo a Cosenza questo weekend, sì, ed iniziare subito al meglio. Per la prima di ritorno ricordiamo 9-6 la gara di andata proprio tra Sisse e Cosenza al Foro Italico. Ultimo chiarimento sulla nazionale, sul Sette Rosa, si è disputato anche il primo turno di Europa Cup. Che impressione hai avuto da questo nuovo Sette Rosa? Diciamo, le basi, le fondamenta ci sono, quel gruppo di giocatrici sulle quali Fabio Conti sta fondando il suo lavoro da qualche anno. Però che impressione hai avuto a questo primo appuntamento stagionale ufficiale con Sette Rosa? Allora, diciamo che siamo passate, ma non è andata magari come volevamo che andasse. Ecco, nel senso, abbiamo giocato contro l'Ungheria, contro la Grecia, che comunque erano le squadre un po' più forti del nostro girone. Sì. E la prima è stata contro l'Ungheria, che dove abbiamo perso, e stanco o non stanco, diciamo che abbiamo perso male, perché è stata un po' una partita come i quarti di finale a Budapest contro la Russia, che siamo andati sotto 4-1, abbiamo recuperato, sono andati più 2, poi comunque ci hanno recuperato loro e abbiamo perso, ecco. Come ho detto prima, sono queste piccole cose che bisogna un attimo mentalizzarsi, di fare al meglio e di migliorarsi sempre, ecco. Ognuno singolo atleta deve avere dentro di sé la voglia di migliorare, di alzare questa asticella, perché comunque tutte le squadre che giocano contro di noi vogliono vincere, perché dal passato che abbiamo avuto quei risultati è ovvio che quando incontri una squadra del genere come l'America sei, certo, ancora molto più, diciamo, affogato di andare a prendere il posto. Quindi bisogna sempre stare al massimo e non mollare un attimo, perché comunque l'Ungheria non aveva neanche le ragazze più forti, aveva una giovanile quasi, e quindi diciamo che c'è stato come, cioè, non vediamo l'ora di rincontrare certe squadre e far vedere chi siamo, perché sì, siamo per dimostrare il vostro valore. Esatto, ma non al meglio di come potevamo, quindi vediamo adesso poi la fase finale che ci sarà a marzo come andrà. Perfetto, perfetto. Chiara, io ti ringrazio, ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie e ci vediamo in corso di stagione. Certo, un saluto a tutti, un bacio. Ciao, ciao, grazie, grazie, ciao, mille. Ciao, ciao. Grazie Chiara Tabbani, che salutiamo. Fabiana, questa equipe è diventata praticamente imbattibile, oppure... diciamo, si può trovare una contromisura? Chiaramente con Johnson tra i pali è la favorita assolutamente. Sì, assolutamente la favorita del campionato di A1. Imbattibile mai dire mai, perché la palla è rotonda, ogni partita va giocata a una storia a sé, quindi imbattibile è un parolone, diciamo. Però credo sia la favorita. Tra l'altro io sono contentissima perché la numero 10 dell'Orizzonte, diciamo, è la... una mia ex compagna di squadra, Alessia Morvillo, quindi sono contentissima per loro, per lei soprattutto. Che abbia alzato questo trofeo. C'è qualche trofeo, squadra, sì, nel campionato femminile? Anzi, pregherei la regia di far vedere la grafica numero 1, proprio quella dedicata all'Orizzonte. C'è qualche squadra, a parte anche le campionesse d'Italia del plebiscito che non erano presenti, ma qualche squadra che in questo avvio di stagione ti ha colpito in particolar modo? Sì, proprio la SIS Roma, perché è una squadra nuova, diciamo che si è compattata quest'anno, con molti innesti dall'ex squadra del Prato, che Chiara Tabbani, Giuditta Galardi, Sara Centanni, che veniva da Bologna. Quindi è una squadra che ora sta iniziando a giocare insieme e che le vedo abbastanza compatte, quindi potrebbero crescere bene insieme. Sì, anche perché sono tutte molto giovani e quindi possono crescere molto bene insieme. È chiaro, Alfonso, l'hanno dimostrato raggiungendo la seconda finale stagionale, quindi chapeau alla formazione della SIS Roma, la squadra del padron Giustolisi. Chiaramente è un campionato molto divertente questo femminile, molto livellato. Sì, infatti mi piace seguirlo, anche se un po' da lontano. Chiaramente io sono anche un po' di parte, perché mi faccio un po' di tifo per la SIS, anche perché, come tutti sapranno,
c'è Sara Centanni che è una nostra giocatrice, quindi la guardo un po' con occhio particolare, quindi mi fa piacere seguire la Sister Roma, anche se l'orizzonte rimane secondo me la squadra favorita, insomma, per il campionato. Ecco, quello che manca, Maurizio, un po' di incertezza, no, al campionato maschile. In A1 femminile abbiamo visto squadre come magari le campionesse del Padova che possono perdere con la quarta, la quinta in classifica. Anche il livello tecnico si è affinato rispetto a qualche anno fa. Sì, la pallanuoto in generale, sia maschile che femminile, ha bisogno di questo equilibrio, di questo anche ricambio, cosa che nella maschile purtroppo non arriva più. E quindi vedi anche delle situazioni che possono essere sulla carta determinate già in anticipo, invece vengono controribaltate in un attimo, in un tempo anche. E poi questo denota anche l'appeal del campionato, cioè si segue con più interesse perché il risultato non è spesso e volentieri scontato. Prima però di chiudere la pagina della femminile per aprire quella della maschile, ovviamente parliamo di A1, vi voglio far ascoltare l'intervista realizzata a Martina Miceli proprio da Rai Sport. Ascoltiamo cosa dice il tecnico che ha conquistato la Coppa Italia e poi torniamo in studio, parleremo poi di maschile. Sono contenta per le ragazze perché comunque è comunque sempre bello vincere e lavoreremo per migliorare perché sono tanti aspetti di migliorare. Sicuramente è un momento di ringraziamenti perché comunque se siamo qua oggi è perché abbiamo una casa e perché c'è chi ha avuto fiducia in noi nonostante tante difficoltà e nonostante siamo partiti passetto passetto dal basso. Sì, a un certo punto ho avuto la paura di rivivere la partita di campionato che più o meno sono 6-1 per noi, poi ci hanno ripreso, però no, una cosa non mi piace purtroppo, questa è la classica, non mi piace della pallanuoto, non mi è mai piaciuto questo aspetto, nel senso che secondo me al di là del rigore che non ho neanche capito che quello là del rigore due mani forse c'era, ma ce n'era un altro prima su una palomba, il portiere si era vistosamente appoggiato alla porta e quello secondo me era un rigore sacrosanto, non dato. Però non mi è piaciuto, complimenti agli arbitri, io li faccio sempre perché sono bravissimi, gli arbitri italiani sono bravissimi tutti, però c'è sempre, e questo secondo me è un male della pallanuoto, specialmente quella italiana, che quando una squadra va avanti poi si cerca sempre di rimetterla in gara. Abbiamo sbagliato noi, non so se si è sentito l'audio dei miei time out, ma questo continuava a dire, ora ci fischiano falle in ripartenza, ora ci fischiano falle in attacco, ora non ci danno più niente, e così è stato, però non è bello, secondo me non è bello perché le ragazze poi sono ragazze sia le bianche che le nere, sia chi sta vincendo sia chi sta perdendo e non è giusto, insomma. E questa è l'opinione di Martina Miceli a caldo subito dopo la vittoria in finalissima. Voltiamo pagina perché vedete alle mie spalle il giro di boa, è già cominciato il girone di ritorno in A1 maschile, allora vediamo risultati e classifica proprio dell'ultimo turno nel massimo campionato maschile. Risultati in sovrimpressione in grafica, vediamo se i nostri grafici ci faranno in regia, ci faranno il solito scherzetto. Reale Mutua Torino 81 perde 16-5 contro la Banco BPM Sport Management. Ortigia che alla Comunale di Santa Maria Capovetere batte il Posillipo 11-9. Trieste batte 10-4 alla Bianchi l'Acqua Chiara. Vittoria nel derby ligure del Recco ovviamente 12-5 alla Zanelli di Savona. Colpo esterno anche della Canottieri alla Nannini 11-9 contro la Florenzia, successo netto, nettissimo del Brescia 24 contro il Catania e poi la vittoria di misura 7-6 del Bogliasco sulla Lazio. Vediamo anche la classifica dopo questo turno di campionato, ovviamente una partita in più segnalata sia a Catania che Trieste, comanda il Recco 42 punti, Sport Management, Banco BPM 39, Brescia 36, Savona 27, Ortigia e Canottieri Napoli 25, poi Lazio Nuoto 19, Florenzia 17, Posillipo 15 insieme al Catania, a 13 punti c'è il Bogliasco, Trieste 11, Torino 81 4 e Acqua Chiara 0. Questo un pochino, si stanno iniziando già a delineare dei blocchi, noi ne vediamo almeno 3 in questa classifica. Vediamo il servizio per ora dell'ultimo turno del campionato e poi torniamo in studio. And I want to be my...
Nessuna sorpresa per il trio di testa nella prima giornata di ritorno del campionato di A1 maschile. Vincono le Big Recco Banco BPM Sport Management e Brescia. I campioni d'Italia si aggiudicano il derby ligure alla Zanelli superando 12-5 i biancorossi del Savona. Partita senza storia sia tra Torino 81 e Banco BPM, col successo per 16-5 dei Mastini che dilagano nella seconda parte di gara, sia tra Brescia e Catania col perentorio 24 rifilato dalla Leonessa agli Etnei. L'Ortigia espugna non con pochi problemi la comunale di Santa Maria Capua Vetere 11-9, a farne le spese il Posillipo, autore per 3 tempi e mezzo di una buona gara, poi nel finale la zampata di Giacoppo a far calare definitivamente il sipario. La canottiera agguanta il Savona scavalcandola in virtù dello scontro diretto dell'andata grazie alla vittoria per 11-9 contro la Florenzia, che continua a confermare di essere una squadra solida, capace di esprimere un buon gioco. Partita molto divertente che vede dapprima i giallorossi scappare sul 4-1, la rimonta del sorpasso gigliato di metà gara per 7-4 ed il controsorpasso partenopeo del terzo periodo col break di 4-0 su tutti i due mancini Campopiano ed Astarita. Anche il Bogliasco piazza il colpaccio sbarazzandosi dell'Ostica Lazio. Liguri sempre avanti con gli Aquilotti che grazie ai gol di Giorgi, Gianni e Leporale riescono a portarsi sul meno uno. Non basta i biancocelesti per strappare un punto utile. Alla Vassallo finisce 7-6 per i padroni di casa. Successo fondamentale della Pallanuoto Trieste che sconfigge la Carpisa Yamame Acquachiara 10-4. Partenza sprint per gli alabardati che si portano sul 4-0. L'Acquachiara inizia a giocare dal secondo tempo ma ad ogni sussulto napoletano risponde il tandem di casa Gogov-Petronio, 7 reti in 2. Strappa applausi anche alla formazione avversaria invece il gioiellino biancazzurro Vincenzo Tozzi, classe 99, autore di una tripletta e sempre più in luce in questa particolare stagione per l'Acquachiara. Questo è un pochino il resoconto di giornata. Procediamo con ordine, parliamo di Posillipo. Nicola, sconfitta con l'Ortigia, tra varie cose che sono successe alla Comunale Santa Maria, perché dobbiamo segnalare ancora una volta la chiusura della Scandone, apro e chiudo parentesi. Ortigia che sicuramente è una squadra molto molto attrezzata quest'anno, una squadra che secondo me può competere. L'Ortigia sulla carta, come giustamente dici tu Gianluca, è una squadra costruita per stare nelle posizioni in cui si trova. È una squadra che ha 12-13 giocatori di livello e a differenza magari nostra abbiamo una panchina molto più corta rispetto a quella dell'Ortigia. Quindi penso che quello che è mancato alla nostra partita è stato proprio quello, cioè il fatto di non riuscire a concretizzare magari alcuni episodi sia offensivi che difensivi, cosa che invece l'Ortigia è riuscita a fare in maniera esemplare. Ecco, Posillipo che comunque anche nelle partite, anche in quelle perse, anche nelle sconfitte, è riuscita comunque a giocarsela con tutte. Cioè è mancato poco noi in più per... cerchiamo, ma indipendentemente io credo che quest'anno, come si diceva prima, il campionato di Serie 1 è un campionato molto equilibrato. Ovvero dico che l'Ortigia in questo momento è quinta in classifica, ho visto... Cioè, è a pari punti con un Savona, poi dietro di 3 punti ci sta la Florenzia, Lazio, tutte squadre che magari vincendo una partita possono tranquillamente puntare a qualcosa in più che potrebbe essere una salvezza oppure qualcosa in più che potrebbe essere un playoff, una Final Six. Sì, sì. Quindi anche noi quando riusciamo a giocare con queste formazioni, come sappiamo, riusciamo a mettere in difficoltà. Ovviamente ci sono squadre sulla carta, secondo me le prime 3 in classifica che sono Recco, Verona campionato e Brescia che conducono un campionato a parte. Ma dalla quarta in poi penso che il campionato è molto equilibrato. Equilibratissimo. Oreste, voglio far vedere nuovamente la classifica, perché prima parlavamo di blocchi che vanno già a delinearsi, possiamo mettere la classifica di A1 maschile in sovraimpressione. Ci sono le prime 3, come diceva Nicola, Recco, Sport Management Brescia, campionato a parte. Poi Savona, Ortigia, Canottieri Napoli e poi attenzione alla Lazio che sale e scende, perché poi se la Canottieri perdeva e la Lazio vinceva, la Lazio rientrava nella zona Final Six, secondo blocco, e poi dalla Lazio attualmente a 19 fino al Torino 81, inseriamoci anche l'Acquachiara che ha 0 punti, ma fa anche lei campionato a sé, nell'altro verso c'è il terzo blocco, quindi si sta iniziando anche a delineare un pochino l'equilibrio di questo campionato. Con squadre a sorpresa, Lazio, Florenzia. Sì, proprio come diceva lui, tolte le prime 3 squadre che forse faranno un campionato, anzi forse fanno un campionato a parte, le altre bene o male sono lì, forse con 1 o 2 partite giocate bene, facendo dei punti ti ritrovi da una zona play-out a giocare una zona play-off, soprattutto anche come squadre come il Posillipo che
quest'anno si sono ridimensionate, però hanno almeno 7-8 giocatori di un buon livello e possono aspirare anche loro a una zona playoff, che è quello che, a cui il circolo penso ambisca sempre. Certo. Per altre squadre che ti stanno sorprendendo, vediamo questa Lazio, ma questa guarda Florenza, sicuramente che... anche l'Ortigia sta facendo un signor campionato, sì. come il Savona, forse la Canottieri qualcosa in meno rispetto all'anno scorso, però era ed è difficile riconfermarsi, però bene o male hanno comunque una squadra comunque molto giovane, tutti italiani, quindi comunque confermarsi ogni anno è molto difficile. Poi c'è la Lazio che ha cambiato l'allenatore, ha cambiato qualche giocatore, qualcuno ha smesso di giocare, sì. E quindi comunque sta facendo un buon campionato, quindi sicuramente forse al di là delle loro aspettative. Forse il Posillipo nelle prime partite di campionato in casa è stato anche, ho visto le partite, è stato molto sfortunato, ad oggi avrebbe avuto forse 3-4 punti in più, si sarebbe trovato proprio alle spalle della Canottieri Napoli e non avrebbe avuto proprio nessun problema. Chiaro, parlavamo di Acquagliara che fa campionato a parte, voglio sentire Alfonso e Maurizio, poi Maurizio vorrei, parto da Alfonso, però vorrei che Maurizio mi dicesse anche un pochino, mi analizzasse questo campionato della Canottieri, ricordiamo scudetti con il circolo giallorosso, Coppa dei Campioni, conosci benissimo l'ambiente. Partiamo con ordine, Alfonso, chiaramente campionato particolare per l'Acquagliara, tanti giovani. Vabbè, come già tutti oramai sanno, la nostra è una squadra giovane, anzi giovanissima, quindi facciamo il nostro campionato a parte di crescita e di diciamo prospettiva futura. Per quanto riguarda, però voglio anche dire che noi non possiamo concedere un tempo a nessun avversario, certo, proprio della nostra situazione. Quindi avessimo giocato un attimo con più di attenzione il primo tempo di Trieste, magari avremmo onorato meglio la partita. Comunque siamo, diciamo, al di là di tutto contenti, perché oltre ai risultati c'è il gruppo, che è un gruppo che sta andando avanti con, io dico, col sorriso sulle labbra, perché non è facile, diciamo, andare a giocare un campionato di A1 già, tra virgolette, sapendo di andare l'esito a perdere finale. L'esito finale. Quindi complimenti anche al mister, lo voglio come dire, no, che riesce a tenere l'amalgama di tutti i ragazzi, e quindi complimenti a lui che forse era quello che bene. Ci voleva all'Acquagliara, ci voleva, in questa, diciamo, per, in questa, per situazione. Questa crescita. Maurizio, Acquagliara e poi la domanda sulla Canottieri relativamente alla partita con la Florenza. L'Acquagliara, i giovani stanno crescendo, devono crescere, stanno facendo esperienze, ne abbiamo due che sono nell'ambito delle nazionali Under 20, chiamati da Carlo Silipo, anzi allo stesso Carlo mi ricordo che poiché ha sempre dei contatti stretti con Campagna, che abbiamo un portiere che potrebbe meritare anche una chiamata, sì, alla, sì, nazionale, che è Andrea Lamoglia, che sta parando benissimo e meriterebbe qualche chiamata. Per quanto riguarda tutto il gruppo, logicamente è difficile giocare contro grandi campioni, grandi budget, grandi squadre, e soprattutto ricordo per esempio la partita con la Canottieri Napoli, dove per due terzi della partita eravamo in vantaggio addirittura di 4-5 gol. È vero che c'era la sosta natalizia, però hanno giocato la partita perfetta e poi nel solo finale l'esperienza è venuta meno. L'esperienza è venuta meno. Quindi stanno crescendo tutti. È in crescita. E allora noi ci fermiamo per un piccolo break, ritorniamo in studio, torniamo e continueremo a parlare chiaramente del campionato di A1 maschile con un nuovo collegamento telefonico, poi c'è tutta una serie di argomenti da affrontare insieme. A tra poco. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie.
punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Il campione! Lo sfidante è via! Scattano velocissimi! Il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata! È alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino! Non ha neanche la tessera in mano! È una resa annunciata la sua! Ma si avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione! Grazie allo smartphone preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo, perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza. Ci rientrati per la seconda parte di Controfuga. Continuiamo a parlare di campionato, restiamo nell'ambito maschile. Abbiamo titolato questa grafica, capirete adesso anche vedendola di quale sodalizio stiamo parlando. Nella mente solo lei, un pochino come una strofa di una canzone di Ramazzotti, perché sì, è vero, c'è il campionato che è importante, ma per la formazione dei mastini, la Banco BPM Sport Management, quello che è fondamentale è la LEN Eurocup. Ne parliamo con il giovane mancino giallo-blu Federico Panerai. Ciao Federico. Ciao Gianluca e buonasera a tutti. Ciao, buonasera a te. Complimenti per quello che la Banco BPM sta facendo in questo campionato. Secondo posto in A1, semifinale di Eurocup. Chapeau. Sì, grazie di tutto. Sì, il campionato bene, ad oggi siamo secondi e mi trovo in una buona società che merita di essere nella posizione in cui si trova adesso. Sono in un ambiente di professionisti che danno il massimo ogni giorno e in ogni allenamento, quindi sono strafelice di essere dove sono. Per l'Eurocup, appunto, come hai detto tu, semifinali, abbiamo vinto in casa del Marsiglia e adesso li aspettiamo in casa il 28 febbraio. È chiaro, la scorsa settimana il tuo amico, collega Valentino Gallo ci ha detto sì, noi, è vero, il campionato è importante, ma in questo momento tutto il nostro lavoro, tutta la nostra concentrazione è rivolta alla sfida del 28 febbraio prossimo con il Marsiglia. Che insidie nasconde questa partita? Abbiamo visto all'andata, siete andati in vantaggio durante la partita anche di 4-5 reti, poi nel finale un leggero calo, il Marsiglia ha recuperato, ma sono comunque due gol di scarto che vi separano. Quali sono i pericoli che nasconde la partita col Marsiglia? Ma sicuramente sono tutti ottimi giocatori e i loro punti di forza sono i centrouomo, quindi dovremo stare molto attenti ai loro appunto punti di riferimento. Sì. Per il resto l'affrontiamo nel migliore dei modi per portarci a casa la finale. Ok, invece questo campionato come lo stai vedendo? Tralasciando un attimo l'Eurocup, che sicuramente è l'obiettivo principale, no? Almeno il raggiungimento della finale e poi ci auguriamo la vittoria. Il campionato come lo stai vedendo? Dopo tanti anni si è spezzato questo dualismo Recco-Brescia, siete entrati voi a gamba tesa, siete ben saldi al secondo posto in classifica, quindi tutto sommato c'è da essere soddisfatti. Certo, soddisfattissimi, adesso c'è solo da mantenere questa posizione e far bene adesso il ritorno col Brescia. E poi la partita fondamentale, no? Ci tenete tantissimo, oltre che essere anche
un mezzo derby, lo possiamo dire, perché voi siete giocati a Busto, quindi la sentite tanto questa partita. E quest'anno a te invece come sta andando? Il primo anno con i Mastini, con la Banco BPM, come ti stai trovando non solo con i tuoi nuovi compagni di squadra, ma in questa società che fa della professionalità, no? Uno dei suoi grandi punti di forza. Sembra di essere, lo dico spesso, in una società di calcio. Talmente che... Sì, hai perfettamente ragione. È il primo anno che faccio in una società così importante. Io che vengo da 1 a 2, e come dici te, la professionalità qua è alla base. Certo, e con sicuramente il professor Torsi ci tiene tanto a questa cosa, anche nell'organizzazione delle partite, veramente impeccabile. Allora Federico, io ti saluto, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie, ciao Gianluca, buona serata a tutti. Ciao, grazie Federico Panerai, è una serata di Mancini. Poi la settimana scorsa abbiamo ascoltato anche Valentino. Fabiana, relativamente al campionato di A1 maschile, vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualche squadra che stai seguendo con particolare attenzione? E poi che cosa ne pensi di questa corsa a 3 Recco Brescia Sport Management? Chi la spunterà alla fine? Penso sempre il Recco, sempre Recco. Anche se mi farebbe molto piacere se cambiasse qualcosa, nel senso che sono anni ormai che vince sempre solo il Recco. Mi farebbe piacere che almeno o il Brescia o Sport Management, indifferente. Non seguo nessuna squadra in particolare e lo trovo, a parte le prime 3, le ultime 2 è molto equilibrato. Mi piace molto come squadra l'Ortigia, che mi sta sorprendendo perché si è rinforzata molto, e mi piace come ho intravisto un po' la partita sabato a Santa Maria Capua Vetere. Giocano molto bene, mi piace come giocano. Quindi l'Ortigia, una delle sicuramente squadre rivelazione, ma sì, prevedibile visto il mercato che ha fatto. Sì. Cucco, pensi che il Recco sia sempre una spanna avanti sulle altre? Il gap si è ridotto con la Brescia? Ma io credo Brescia, che alla lunga il Recco vincerà di nuovo questo scudetto. Certo, mi fa piacere che la BPM si sia inserita, come dicevi giustamente tu, a gamba tesa, perché... ha condotto una campagna acquisti importante anche la BPM, nonostante avesse già una squadra molto forte l'anno scorso. È una squadra che può competere in diverse competizioni. E secondo me anche adesso, ricordo, c'è la Final Four di Coppa Italia, potrebbe anche dire la sua nella Final Four di Coppa Italia. Certo. Poi c'è tanta programmazione. Loro già sanno che cosa fare il prossimo mercato, quindi già sono molto 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 organizzati sotto questo aspetto. Diciamo il campionato di A1 dice questo. Andiamo a parlare però di un altro argomento. Ho letto un'interessante intervista realizzata da Mario Corcione al sito, chiaramente, waterpolopeople.com, a Claudio Mistrangelo, uno dei maestri della nostra pallanuoto, che sta curando i settori giovanili del Savona. I risultati gli stanno dando atto, si vede il Savona a livello giovanile ha avuto una crescita veramente esponenziale. Claudio Mistrangelo dice questo: di tentativi di associazionismo si parla dal 1980, grandi idee, buona intenzione, ma poi nulla ovviamente. I dirigenti devono portare la pallanuoto nel periodo estivo, i campionati devono finire ad agosto inoltrato. Il nostro è uno sport di nicchia e la sua nicchia è l'estate. O dirigenti fanno questo e il rilancio del nostro sport se lo scordano, è l'unica soluzione. Quindi avete capito che stiamo iniziando già a parlare di tematiche, di altre tematiche non specificamente legate all'aspetto tecnico. Vado da chi in studio c'è un po' più di capelli bianchi, Maurizio Migliaccio. Abbiamo ascoltato anche i tuoi ex compagni di squadra, è stato qui Gualtiero Parisio qualche settimana fa, del ritorno alla pallanuoto in estate, lo dice Mistrangelo, l'ha detto Savic, l'hanno detto Rudic, Porzio. Ma perché non si ristrutturano i campionati internazionali per cercare di spostare il nostro campionato un po' più avanti? Il problema è sempre lo stesso da sempre. 30 anni fa, forse anche 40, le partite o i tornei, c'erano molti tornei internazionali nel periodo estivo. Dipende anche da una situazione poi di impianti, e forse l'optimum sarebbe addirittura fare 2 campionati, un campionato invernale e un campionato estivo, di cui uno estivo di propaganda, dove effettivamente
le persone anche che non conoscono il mondo della pallanuoto, lo sport, si avvicinano, e invece un campionato, quello al 100% invernale, quindi senza stravolgere il tutto, perché purtroppo i nostri capi a Roma è difficile anche cercare di fargli cambiare le idee anche sulle piccole cose, quindi sì, figuriamoci su un torneo estivo. Quindi forse il doppio torneo, di cui però il secondo solo di propaganda. Chiaramente ci sono tanti, troppi, Alfonso, interessi politici nel chiaramente organizzare un torneo internazionale in estate. Pensiamo a quanta mole, quanto flusso turistico va a girare. Però abbiamo visto anche che la grande competizione internazionale in inverno tira e viene seguita, come penso agli europei di Belgrado, alla Combac Arena, quindi possiamo anche azzardare, magari non nell'immediato perché c'è tutta già una programmazione calendarizzata, ma nel prossimo futuro organizzare un campionato internazionale, che siano mondiali, europei, in inverno, e i campionati per club, per le società, in estate, sperando che questo sport... Secondo me è difficile, se non impossibile. Quindi utopia pura. Sì, utopia pura. Io rimarrei il calendario così com'è e farei magari solo delle cose più di propaganda, come diceva Maurizio, estive, chiamiamoli tornei, chiamiamoli magari anche il rilancio della Beach Waterpolo potrebbe, però strutturata, cioè, chiaramente... Cioè, se mettiamo tante tante porte in acqua, cioè, ci facciamo conoscere così, ma a mare, d'estate, come fatto ludico di ricreazione, ma il campionato secondo me va bene così com'è. E magari lancio una proposta: se dobbiamo organizzare una tappa in Puglia, ce ne andiamo da Nicola, che ha questo bellissimo parco acquatico galleggiante, e ci divertiamo anche. No, certo. Potrebbe essere un'idea, perché poi bisogna che anche le strutture lì di balneari si attrezzino, no, per la propaganda di questo. Come la chiamano, in nicchia, dobbiamo uscire dal nostro piccolo mondo, così farci conoscere. È vero. È l'unica soluzione. Poi Oreste Mistrangelo ha parlato anche di associazionismo, sia esso di club, sia esso di giocatori. È anche quello che manca, cioè che le stesse società o gli stessi atleti non sono uniti. Se c'è qualcosa di storto non si protesta in maniera costruttiva, ovviamente insieme, c'è tanta disunione. Questo è uno dei problemi. Sono due dei tanti problemi che ci sono nel nostro mondo. Cioè, non c'è una vera e propria associazione che tuteli giocatori, che poi alla fine loro sono professionisti, perché Nicola lo può dire, faranno almeno 2-3 volte a settimana doppio allenamento, in preparazione forse tutti i giorni, e una persona, ora come Nicola, come tanti altri, non possono poi associare questa vita, diciamo, da professionisti a un lavoro che gli permetta poi di fare tutte e due le cose e riuscire a guadagnare una cosa per la propria vita. Quindi bisognerebbe sicuramente, si è cercato, mi sembra Guidaldi ha fatto Guidaldi. Con l'associazione, però poi alla fine se ne parla poco, lo stesso come le società. Le società forse tutte guardano ognuno il proprio orticello, fin quando si va bene, si sta in determinati compiti, si fanno determinate cose, va bene, poi dopo nessuno vuole andare oltre per tutelare poi l'interesse di tutti. È vero. L'interesse di tutti, dei singoli giocatori, delle squadre, e così facendo forse il mondo della pallanuoto può anche, diciamo, crescere e arrivare poi a quegli altri sport come basket, pallavolo, pallamano, che praticamente forse pian piano ci stanno quasi superando. Anche perché poi ci sono questi consorzi, queste associazioni, vedi Lega, chiamiamola Lega Società, oppure vedi associazioni di giocatori che riportati in altri sport fanno anche business, cioè per esempio la Lega Serie A di calcio ha i suoi sponsor, impone degli obblighi anche alle televisioni, quindi può essere anche uno strumento che faccia da volano alla promozione del nostro sport. Sì, sicuramente, dobbiamo cercare di fare tutti insieme qualcosa, non solo da partire da dirigenti, dalle società, gli stessi giocatori, camminando forse tutti insieme mano per mano possiamo far sì che la pallanuoto diventi come prima uno sport... non solo di nicchia, ma veramente uno sport di propaganda in Italia e non solo.
È poi vero, Nicola, che l'abbiamo detto centinaia di volte, che le esigenze di giocatori della Prorecco, ad esempio, non sono le stesse esigenze dei giocatori dell'Acqua Chiara o del Posillipo, del Cataneo, dell'Ortigia, cioè ognuno ha i propri, quindi... Ah sì, alla fine... C'è troppo menefreghismo in questo. No, come dicevo Oreste, il problema principale è il fatto che la maggior parte delle società ha paura di calpestare i piedi a altre società. Come giustamente dici anche te, certamente i giocatori della Prorecco avranno necessità differenti rispetto a quelle magari nella società medio-bassa classifica. Però questo non deve essere un punto di arrivo, deve essere un punto di partenza, proprio perché magari ci potrebbero essere più esponenti di una società come la Prorecco, certo, e meno esponenti di una società come può essere adesso in questo momento il Torino, il Trieste, il Posillipo, Catania, che sono di questo momento inferiori rispetto alla Prorecco, ma questo non è un blocco, ecco. È chiaro, così come l'unione, la mancanza di unione tra le società, Fabiana, cioè società che magari invece di consorziarsi, di unirsi insieme alla federazione, perché poi gli interessi sono comuni, sono unici, magari ognuna pensa, come dicevo Oreste, al proprio orticello, cioè ai propri interessi personali, individuali, più che alla collettività, specie poi le società che hanno quella forza economica nella quale ci si ritrovano, cioè potrebbero fare tanto ma invece fanno... poco o nulla. Sì, purtroppo soprattutto, almeno io l'ho vissuto diciamo sulla mia pelle in Campania, tra le società proprio non corre buon sangue. Non c'è una collaborazione, ma per niente, né tra le femminili né tra diciamo le società che hanno squadre maschile e femminile. Ognuno pensa a se stesso, non si collabora per niente. Ecco, è una cosa questa, bisognerebbe oltrepassare quel muro un attimo, sì. È vero. Allora, noi per chiudere l'aspetto relativo anche al campionato maschile abbiamo preso questa intervista tratta ovviamente da YouTube, dal canale del Torino 81, dove proprio il coach del Torino 81, Simone Aversa, parla della sfida con la Banco BPM. Ascoltiamo le parole di Aversa e poi voltiamo pagina, parliamo di nazionale. Sì, diciamo che la partita la possiamo dividere in due parti. La prima abbastanza buona come intensità da parte nostra, loro hanno giocato sembrato al loro meglio, ma noi ci siamo difesi pur regalando qualcosa, probabilmente il frutto di qualche errore dovuto forse alla pausa di queste settimane, alla non abitudine al gioco, alla partita, al ritmo. Però abbiamo tenuto al 7-4 di parziale dopo due tempi, devo dire che con loro è dignitoso. La seconda parte sicuramente da buttare via, era preventivabile che noi avessimo un crollo fisico perché stiamo lavorando fondamentalmente per marzo, quindi siamo... I ragazzi stanno lavorando veramente tanto e hanno lavorato tantissimo nelle ultime due settimane. Speravo che la differenza nel punteggio fosse un po' meno evidente, considerando il fatto che hanno, nonostante tutto, loro hanno sbagliato altri gol, diciamo, facili per il loro livello, e noi invece ci siamo un po' incartati in attacco, non abbiamo più... fatto un gioco fluido, abbiamo rallentato il ritmo, abbiamo avuto qualche problema nell'attacco alla zona e anche quando l'abbiamo risolto a livello di conclusioni non siamo stati molto incisivi. Ecco, queste le parole di coach Aversa. Io ricordo sempre anche con grande affetto Mattia, papà di Simone, sempre nei nostri cuori. E un pensiero lo voglio rivolgere a Massimo Galante, che proprio ieri è ricorso all'anniversario della scomparsa, tragico incidente stradale a 19 anni, era il 1990, campione d'Italia, veramente un fuoriclasse, un fenomeno, lo ricordo con grande affetto. Vorrei far vedere la grafica numero 6 adesso, perché parliamo di nazionale. Vamos Settebello, vedete Willy Molina. È un po' il piccolo caso di queste ore, la convocazione di Guillermo Morina, il leone di Ceuta, tra le file del Settebello. Ci tengo già immediatamente ad esprimere il pensiero mio personale
e della trasmissione, visto che lo state scrivendo in tanti. Personalmente e come trasmissione abbiamo questa opinione, riteniamo che, io farei lo stesso, essendo CT di una nazionale che punta al risultato, che deve vincere, avendo la possibilità di convocare un giocatore del calibro di Molina, lo farei. Il problema, l'errore è a monte, cioè è la Federazione Mondiale che permette a tutte le nazionali di naturalizzare giocatori che non sono nati, non nascono, o che magari sul territorio ovviamente di una determinata nazione, o che magari hanno già indossato la calottina di altre nazionali. Però io, avendo la possibilità di tesserare Willy Molina, lo farei, cioè devo pensare al risultato. Adesso passo la palla ai nostri ospiti per capire se la pensate come me, se avete un altro parere. Inizio con Oreste. È giusto, Giallo, mi trovo col tuo pensiero, anche perché ora il CT si è trovato con la defezione di Di Fulvio per un problema, sì. Quindi chi non avrebbe chiamato Molina? Cioè, sfido, avendo la possibilità, sfido ora tutti i tecnici italiani a dire chi non l'avrebbe fatto. Il problema non è forse del CT del nostro commissario tecnico, ma è una questione di regolamento. Sì, sì, va oltre. Se, come nel calcio, se Molina ha giocato con la Spagna, non può indossare un'altra calottina, pure se viene naturalizzato italiano o qualsiasi altra cosa. Perché poi ci ritroviamo, Nicola, la Croazia con Xavi, il Brasile di Rudic che aveva i croati. Diventa un problema generale. Con Soro, con... Sì, cioè... poi i campionati internazionali diventano sfasati, sì. Diciamo, gli equilibri si interrompono. Ricordiamo, come giustamente dicevi, un po' di anni fa, lo stesso anche Ratko Rudic per le Olimpiadi in Brasile, diciamo, naturalizzò 4-5 giocatori, il portiere Soro, Perrone, giocatori di altissimo livello, per alzare proprio il livello del Brasile. La stessa Serbia, che noi diciamo è una squadra di altissimo livello, comunque ha un sacco di giocatori naturalizzati, montenegrini, vedi anche lo stesso Mandic, uno dei mancini più forti al mondo. E l'Italia sta seguendo questa politica identica a queste nazioni proprio perché gli viene permesso, come giustamente dicevi te, avere un Willy Molina a disposizione, sfido chiunque a non convocarlo. Certo, io però credo che bisognerebbe poi prendere una coscienza e prendere una certa responsabilità a livello mondiale, no Maurizio? Cioè di non permettere da una determinata, magari l'anno prossimo, di non permettere a chi già ha indossato la calottina di un'altra nazionale di giocare con un'altra nazione. Questo senz'altro dovrebbe avvenire, eticamente, culturalmente e politicamente dovrebbe avvenire. La globalizzazione ha portato anche nello sport questo tipo di risultato finale. E quindi se ora siamo tra poco nel 2020, da un lato è vero quello che dicevi tu, che bisognerebbe prendere le distanze, ma purtroppo dall'altro lato la globalizzazione ti porta poi, come nel calcio, a vedere tra poco la metà della squadra italiana sono tutti calciatori stranieri. A discapito di poi quei ragazzi che magari possono avere le carte in regola, Fabiana, per giocarsi un campionato internazionale, ma con questo regolamento invece gli viene preclusa questa possibilità. Ma ripetiamo e ribadiamo, sicuramente non è un problema italiano, non è un problema della Federazione Italiana Nuoto, del nostro CT che fa le sue scelte, io farei altrettanto, sono molto onesto, però è un problema mondiale, cioè sarebbe la FINA in questo caso che dovrebbe limitare quantomeno queste cose. Sì, esatto, cioè, ovviamente anche io se fossi il CT della nazionale lo convocherei senz'altro, però se mi mettessi, cioè diciamo io da giocatrice non lo accetto, perché ecco, potrebbe togliere il posto ad un altro ragazzo che da tanti anni partecipa ai collegiali e poi magari da un giorno all'altro si trova, diciamo, mo in questo caso è Molina, giocare al posto suo, quindi non è assolutamente corretto. Però il regolamento lo impone, quindi non... ormai non si può fare più certo, niente. Certo, c'è da dire anche che Molina inizialmente non era stato chiamato, Alfonso era stato chiamato Di Fulvio, poi ha avuto una defezione, quindi Molina ha preso il... Infatti se la regola è questa, quindi non c'è nulla da fare. Io avrei usato forse un po' più di coraggio, cioè io dico sempre largo ai giovani, oltre che agli italiani, perché è quelli che ti possono poi permettere in un futuro di avere le basi solide per costruire e mantenere una nazionale da qui a 15-20 anni, insomma. Ecco, ricordo,
Ricordiamo anche che quando ci fu convocato... Ce ne sono tanti di ragazzi sì. forti. No, assolutamente, anzi questo è merito delle società, degli allenatori, delle giovanili che crescono bene questi ragazzi, anche gli allenatori delle prime squadre. Io ricordo che Perez, quando ad esempio, se non erro, ha disputato la sua Olimpiade, quella di Londra, aveva circa 36-37 anni, quindi se non ricordo male, per cui... ce lo ricordiamo tutti con grande affetto, ha contribuito a questo successo, quindi ben venga Molini, ben venga Molina e Cenike, chiunque, il problema, ripeto, resta a monte, cioè che qualcuno si assuma la responsabilità che questo tipo di situazioni vengano regolamentate, soltanto questo. Poi ovviamente da tifosi del Sette Bello o del Sette Rosa con la Chiappini ad esempio, siamo tutti molto felici che Willy Molina, meglio averlo con sé che contro. Quindi questo è un pochino la chiosa di questo blocco. Ci fermiamo per qualche minuto perché poi riprenderemo la terza e ultima parte contro Fuga parlando di Europa Cup, che è proprio la competizione nella quale debutterà il Sette Bello venerdì, domani a Palermo. Siamo sicuri che sarà un grande spettacolo, vista anche l'organizzazione del Telimar Palermo alla World League della scorsa stagione. Restate con noi, ci vediamo tra pochissimo. Il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata, è alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino, non ha neanche la tessera in mano, è una resa annunciata la sua! Ma si avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione, grazie allo smartphone, preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo, perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Eccoci per l'ultimo blocco di controfuga, stavamo parlando di nazionale, stavamo parlando di Sette Bello e di Europa Cup e continuiamo a farlo andando in collegamento telefonico dove ad attenderci troviamo il nostro amico giornalista, direttore di waterpolopeople.com, Mario Corcione. Ciao Mario. Buongiorno a voi. Buongiorno. Anzi, buonasera, parlavamo della naturalizzazione di Guillermo Molina, della convocazione col Sette Bello. Che cosa ne pensi? Io ti dico immediatamente il mio pensiero, perché io e te, diciamo, ci piace dibattere su queste cose. Io dico, e voglio capire se sei d'accordo con me, siamo tutti d'accordo che chiaramente Molina toglie spazio ad un giovane, ok? Questo è poco ma sicuro. Però meglio avere un Molina in nazionale che non averlo. Adesso, se il regolamento consente a tutte le nazionali del mondo di naturalizzare in maniera
diciamo così, come se fosse acqua fresca, un atleta, e quindi vedi il Brasile, vedi la Spagna, vedi la Croazia, vedi la Serbia, perché non farlo anche noi? Punto interrogativo. Hai perfettamente ragione. Se andiamo a guardare una situazione generale delle altre squadre, ma se andiamo a guardare il caso Molina oppure il caso Echenique, perché ricordiamo che non si tratta soltanto di Molina, c'è tutta una situazione dietro. L'Italia schiererà in Europa Cup 4 naturalizzati perché non è stata capace di risolvere un problema molto importante, cioè la scarsa produzione di talenti. Tuttavia, anche se i campioni da noi si contano sulle dita di una mano sola, abbiamo comunque buoni giocatori che possono diventare ottimi, certo, giocatori, se però gli diamo lo spazio necessario. Ma questo spazio è limitato in un campionato di A1 che le società hanno imbottito di stranieri e anche di naturalizzati, e poi con il beneplacito della federazione. FIN e Prolecco praticamente ormai formano un'associazione. La Prolecco nazionalizza gli stranieri e li paga, il Settebello li utilizza, perché vincere con il loro apporto è più facile, indubbiamente è più facile. Ma chiedo scusa, per chi come me non è di bocca buona, questo tipo di vittorie poi quando vengono ottenute, secondo me sinceramente valgono assai meno di quelle costruite esclusivamente con il lavoro, l'ingegno e con atleti tutti italiani. Ma sicuramente. Mi riferisco al plebiscito di Stefano Posterivo in particolare. Per quanto riguarda infine i giocatori che decidono di giocare con la nazionale diversa da quella del proprio paese, hanno, e questo lo dico e lo sottoscrivo, il sacrosanto diritto di non essere criticati. Sono esclusivamente affari loro. Certo, soltanto certo. A loro stessi devono rendere conto se un giorno di punto in bianco si trovano a cantare sul campo un inno diverso da quello che hanno cantato fino a 12 mesi prima. Mario, siamo più che d'accordo, però io mi metto nei panni di un selezionatore. Adesso non stiamo facendo il caso della nazione italiana, e nei panni di un selezionatore che deve ottenere un risultato immediato, perché c'è il quadriennio olimpico, l'appuntamento importante è l'Olimpiade, ci sono delle fasi intermedie, sicuramente i mondiali sono importanti, gli europei un po' meno, devo ottenere un risultato immediato in pochi anni. È chiaro che io convoco, se posso farlo, un giocatore che in quel lasso di tempo mi dà più garanzie. Assolutamente sì, ma su questo non c'è il minimo dubbio. Poi Barelli è perfettamente d'accordo con Campagna. Barelli vuole vincere. Barelli è uno che per vincere praticamente non va dal sodo, assolutamente, non ha scrupoli nella maniera più assoluta. Certo. È normale, è chiaro, è normale, però è giusto, dobbiamo anche vedere cosa c'è dietro. Chiaro. Abbiamo il dovere di vedere cosa c'è dietro. Anche perché, ricordiamo, tu oggi vinci con 4 naturalizzati di cui 2 sono ultra trentenni. E poi che cosa succederà? Certo, se non produci bisogna... giocatori? Sì, vincerai, probabilmente vincerai, e probabilmente l'Italia raggiungerà una medaglia, anche perché le altre nazioni importanti in questo momento sono in calo, hanno problemi, tipo la Serbia, oppure la Croazia che ha perso il giocatore più forte, il tiratore più forte al mondo, che è Sucru. Ma poi... E facciamo un grosso in bocca al lupo a Sandro, che tra l'altro ha rescisso anche, approfitto, scusa Mario se ti interrompo, ha rescisso il contratto con la Prolecco, questo ha generato un po' di malumori in casa croata. Per dovere di cronaca, era stato proposto a Sucru di diventare vice allenatore di Vujasinovic, il ragazzo ha rifiutato sperando di riprendere poi a giocare. Questo mi ha dato l'occasione anche per dire questa cosa importante. Prego. No, e non è che ho altro da aggiungere. No, se vogliamo aggiungere qualcosa sull'Europa Cup. Sì, sull'Europa Cup c'è un girone. Ribadisco il mio pensiero, è stata creata solo per motivi politici, per fare la guerra alla fine. E come avviene però, poi in però tutte io, queste... io spero che sia io spero che sia uno strumento importante anche di promozione. Gianluca, la promozione si fa in tutt'altra maniera, non con questi interventi. Secondo me, tra l'altro, oltre che essere inutile, è anche dannosa l'Europa Cup, perché ha danneggiato un'attività di club che era già intasata. Intasata e un calendario esageratamente fitto, e per colpa della Coppa Europa praticamente, che poi tra l'altro ha scarsissimi interessi, perché tant'è vero che la RAI
non la trasmetterà. Praticamente in questo periodo i campionati sono stati massacrati dalle continue sorse, ma ripeto, a Barelli e alla federazione, ma quanto mai gliene è fregato del campionato? Quando mai gliene è fregato del campionato? Lui, e forse è anche giusto che sia così perché è presidente della federazione, lui pensa esclusivamente agli interessi della nazionale. Ed è colpa, ribadisco, delle ed società. È colpa delle società e siamo dei d'accordo. Giocatori che non si ribellano a questo stato abbiamo... di cose, che non fanno valere i diritti esatto, di una forse, pallanuoto. Di forse questa è l'espressione più... Forse questa è l'espressione più consa. Cioè, non più che ribellarsi, far valere, dare anche un senso a quello che si fa durante la stagione. Con... No, ribellarsi, Gianluca, ribellarsi. C'è una parola che si chiama sciopero e i nostri giocatori, Mario, i nostri dai. Allenatori, le nostre città non sanno neppure cosa sia. È un po' sia. Come i campionati in inverno, è utopia questo. Lo sciopero? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Va bene, Mario, io ti saluto, ti ringrazio, grazie di cuore Ma per essere stato con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Un abbraccio. Ciao, grazie Mario Corcione. Diamo però anche uno sguardo in quest'ultima parte, abbiamo parlato anche di nazionale, però diamo uno sguardo a quello che è accaduto e sta accadendo nei campionati minori. Abbiamo le immagini del San Mauro Nuoto, vittoria Oreste con la grafica e proprio sguardo ai campionati minori, vittoria, successo importante, fondamentale nell'ultimo turno di campionato. Finalmente ci siamo sbloccati, forse in queste prime quattro giornate abbiamo raccolto meno. Abbiamo anche delle immagini, io ringrazio sì, Salvatore Selcia per avercele fornite. Abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo prodotto, abbiamo affrontato nelle prime quattro giornate due trasferti a Catania, il Messina in casa che è una signora squadra per la Serie B e il Palermo con cui abbiamo vinto sabato che è una squadra anch'essa. A 5-6 giocatori di categoria superiore, quindi bene sabato, però il nostro cammino è ancora lungo per arrivare a una salvezza tranquilla per poi continuare a giocarci il nostro campionato. Ecco, adesso io per esempio parlando di associazionismo, le società, c'era da far valere i propri diritti proprio pensando a voi, cioè siete una squadra che napoletana, che l'unica napoletana che è stata inserita nel girone siciliano, una marea di trasferte, dei costi, vale quanto un campionato di A2 del nord questa Serie B. Sì, quasi. Oltre ai costi poi anche di per sé la trasferta, tante iniziano il venerdì per concludersi in domenica in mattinata. Sì, sì. Quindi lo stress del viaggio, le ore, perché poi tante vengono fatte o con pulmino o con nave, quindi diventa poi ne sono 3-4, sono possono, tosta. Si possono fare 3-4, due il girone d'andata, due il girone di ritorno, ma qua si parla di 9 trasferte, quindi diventa è veramente tosto, stressante, tosto. Quindi i ragazzi su questo stanno reagendo bene, stanno lavorando forte, secondo me devono raccogliere ancora di più, possiamo raccogliere ancora di più. Oreste, prossimo impegno per voi? Prossimo impegno, sabato riposiamo e poi abbiamo tra due settimane abbiamo uno scontro in casa importantissimo per noi che è col Cosenza. Cosenza è una squadra giovane come noi alla nostra portata, perché poi dopo avremo il Crotone, che è una squadra anch'essa che si è attrezzata per fare il salto di categoria. Bezic addirittura? Sì, tra Bezic, Conti in porta e altri giocatori che hanno militato l'anno scorso in A2. Quindi per noi diventa fondamentale sabato col Cosenza per poi prepararci alla partita col Crotone. Siamo in casa, quindi dobbiamo cercare di far valere il fattore campo soprattutto. In bocca al lupo al San Mauro. Parliamo anche di Sporting Club Flegreo, anche qui abbiamo le immagini dell'Acqua Chiara. Parliamo però di Flegreo, chiaramente con l'Ancona c'era poco da fare. Fabiana è la squadra che più di tutte, parliamo di A2 femminile, ovvero deve fare quel salto di categoria, no? È la squadra che ambisce alla Serie A1, alla promozione. Intanto io ringrazio Donatello Giannetti, queste sono le immagini dell'Acqua Chiara. Prego. Sì, diciamo che ci siamo tolte due delle tre più forti del campionato, che sarebbero Velletri, Ancona e l'ultima sarà l'Acqua Chiara, che sarà l'ultima di campionato. E domenica non avevamo neanche Valcai perché malata,
diciamo che noi ce l'abbiamo messa tutta, ma loro erano nettamente superiori a noi, fisicamente, come velocità di gioco, in tutto erano superiori a noi. E ora affronteremo il Pescara sabato, e sarà, dopodiché ci sarà importantissima, e dopodiché ci saranno altre tre partite altrettanto importanti, che sono Volturno, Catania e Roma Visnova, che dobbiamo assolutamente vincere. E lavoreremo sodo perché ci teniamo a salvarci il prima possibile. Ecco, state facendo, avete fatto anche un'ottima partita, eravate partite bene, meglio con la Gepi, poi nel finale c'è stato questo ritorno delle Capitoline. Sì. Sì, eravamo a più due, si sa che comunque Roma è un campo delicato. Sì, il foro è micidiale. Il foro è micidiale, quindi ci siamo accontentati del pareggio, però col rimorso, perché eravamo a più due, a tre minuti dalla fine potevamo portarci tre punti a casa. Ma va bene così, meglio uno che niente. Sicuramente, e in bocca al lupo anche al Flegreo, così come l'in bocca al lupo lo faccio all'Acqua Chiara di Barbara Damiani. Alfonso, vittoria fondamentale questa col Velletri e secondo posto. Se abbiamo superato proprio il Velletri in classifica. Con la squadra femminile, diciamo, abbiamo sicuramente più chance quest'anno rispetto ai maschietti. Speriamo di arrivare almeno nelle prime tre, anche se abbiamo già affrontato appunto Velletri. Proprio l'ultima di campionato, poi siamo stati a Roma, con la 3T pure abbiamo vinto. Però la chiave sarà proprio la partita, non questa, la prossima che andiamo a Roma, ma con Vela Ancona, che arriverà alla Galante a farci visita. Speriamo bene, stiamo lavorando, e soprattutto Barbara Damiani sta lavorando bene con le ragazze. Assolutamente. Prima di chiudere, mi rubo giusto altri due minuti, velocissimi, voglio sentire Migliaccio e Cuccovillo. Andiamo nella Serie A2 maschile, Maurizio, la stai vivendo con un occhio particolare perché nella Tina, che sta facendo una stagione strepitosa. Io faccio i complimenti a Francesco Damiani, il presidente, perché, e lo voglio dire pubblicamente, è uno di quei presidenti che meriterebbe l'A1 per la passione e l'amore che mette in questo sport. In Latina, dove gioca Massimiliano, ovviamente tuo figlio, grande campionato, grande stagione. La Ragnante Salerno anch'essa merita... Come... Ragnantes Latina, ma prima della Latina, secondo me la Ragnantes Salerno è quella che merita, super attrezzata per poter salire in Serie A, anche come città di Salerno. Sì, sì, è vero, merita, quindi, Salerno. Sarebbe la, ci auguriamo, la quarta squadra campana in Serie A. E comunque lo merita anche la Ragnantes Latina, dove sono stati fatti degli investimenti importanti, con un passato anche in Serie A, dove hanno militato anche giocatori come Carcaterra, e stanno lavorando bene. Tra due sabati ci sarà lo scontro diretto, in A2 Nord c'è il quinto, che l'anno scorso è sceso, del nostro, quindi si prevede una parte di finale di playoff interessantissima come l'anno scorso, dove poi la Florencia è salita facendo le spese, poi la Roma a nuoto invece di Mario Fiorillo. Accade di tutto nei playoff, deve fare la sua parte anche la Waterpolo Bari, che si affida ad alcuni senatori, c'è stato anche l'innesto del nostro amico Gaetano Del Giudice, ovviamente una società che segui con piacere in A2, c'hai tanti amici. Sì, la Waterpolo Bari è una scelta che sta costruendo delle basi importanti per un futuro, si pensa anch'esso importante. E, proprio sabato ci c'è una partita importante, loro devono giocare contro la Cesport, dove spero che riescano a far punti ovviamente, ma una squadra, diciamo, rispetto agli altri anni, rispetto anche all'anno scorso, diversa, perché ha perso due o tre giocatori per motivi lavorativi e ha inserito in rosa dei giovani promettenti, e quindi cercare un connubio tra senatori e giocatori inesperti troppo giovani non è mai troppo facile, quindi ci vuole del tempo. Il campionato di Serie A2 Gione Sud è un campionato anch'esso molto equilibrato, quindi basta vincere un paio di partite e ci si trova
in zona playoff, basta perderne due, ci trovi un attimo in zona playoff. Ti trovi giù. Quindi diamo tempo a loro. È vero, è vero. Anzi, io colgo l'occasione per fare i complimenti anche alla Cesport, che ha vinto il derby campano con la Reghe. E poi prima Maurizio citava il quinto. Un forte abbraccio a Marco Paganuzzi. Un bacio speciale. Siamo in chiusura, andiamo a ricordare gli appuntamenti di Controfuga. Ci potete seguire tutti i giovedì sera alle ore 22 su canale 114 del Digitale Terrestre in Campania, sul nazionale in streaming www.tvluna.it, oppure ci potrete seguire attraverso il web, i social, pagina Facebook Controfuga oppure la piattaforma YouTube Controfuga TV. Veramente non avete scuse, ci potete e ci dovete seguire tutte le settimane. Saluto gli ospiti. Alfonso, prima di salutarti c'è una telefonata particolare. No, non è vero, sto scherzando. Vabbè, lui già sa di chi sto parlando, quindi non sveliamo, perché altrimenti non possiamo più fare nulla. Bravissimo. Grazie Alfonso Di Chielo per essere stato con noi. Grazie dell'invito. Grazie Maurizio Migliaccio. Grazie a voi. Grazie Oreste Di Pasqua. Grazie a te Gianluca. Grazie Nicola Cuccovillo per essere stato con noi, e grazie a Fabiana Anastasio. E allora, anche per questa sera siamo al termine, vi rimando alla programmazione sui canali Lunaset e come ogni giovedì sera vi auguro buona controfuga a tutti. I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Sebastiano Barbato al servizio di professionisti ed aziende dal 1980. Grazie ad un'organizzazione efficiente in grado di dare consulenza e risposte ai bisogni sia di aziende che di professionisti e famiglie. Punto di riferimento per circa 5.000 clienti con i quali, forte di un team qualificato, riesce ad avere una relazione basata sull'individuo e non sul rapporto cliente-assicurazione. Frequentemente presso la nostra sede allestiamo ed organizziamo conferenze per sviluppare tematiche relative alla prevenzione contro eventuali ipotesi di danni sia a seguito di eventi naturali che ad opera di atti delinquenziali. Il campione! Lo sfidante e via! Scattano velocissimi, il campione trova subito la tessera e corre verso la vittoria, ma colpo di scena! La tessera era quella sbagliata, è alla ricerca di quella giusta! Lo sfidante intanto che cosa fa? Gioca col telefonino, non ha neanche la tessera in mano, è una resa annunciata la sua! Ma si avvicina lo stesso, digita un codice e attenzione, grazie allo smartphone, preleva lo stesso! Abbiamo un nuovo campione! Con la nuova app BPM Mobile puoi prelevare senza carta e fare molto di più in meno tempo. Perché è progettata da una banca che ha più di 150 anni di esperienza.